Buon salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Io sono Carlo Fortino per lo staff di Ultimate Team FIFA Italia e oggi siamo qua con la player review di Benteke SIF. Appunto, vi avevo portato anche la review della versione IF ed eccomi qua con la sua versione SIF. Tutto un gioco di IF, insomma. Allora, è una review molto simile a quella della sua versione IF, dato che c'è stato un miglioramento praticamente in tutte le caratteristiche, ma alla fine i pro e i contro sono più o meno quelli. Allora, iniziamo subito dalla velocità con 82 sulla carta, con 81 di accelerazione e 83 di velocità scatto. Diciamo che comunque Benteke non è un giocatore velocissimo, ma che comunque se la cava molto bene, quindi non ho inserito la velocità né tra i pro né tra i contro, ma comunque si può dire che la velocità scatto è un po' meglio dell'accelerazione, che a volte è leggermente macchinosa, anche se con quel 90 di fisico, pur essendo un po' macchinosa, se i difensori gli vanno addosso, non sentirà neanche tanto questa accelerazione leggermente macchinosa. Andiamo poi a parlare del dribbling. Qui dovrò soffermarmi un attimino perché è un giocatore che ha un ottimo dribbling, come per esempio il controllo palla, oppure come dribbling, quindi il dribbling secco è un pro. Peccato che a volte sia un po' macchinoso, quindi l'agilità ogni tanto gli impedisce comunque di rendere questo dribbling perfetto, perché comunque ha solamente 79 di agilità e 51 di equilibrio, quindi a volte si impaccia un po' nei movimenti e potrebbero risultare macchinosi. Io dico a volte perché non sempre, sia chiaro, vedrete anche nelle clip, alcune volte faceva destro-sinistro tranquillamente senza farsi rubare palla, mentre alcune volte invece davvero a ripartire con il pallone tra i piedi ci metteva anche un attimino. Quindi il dribbling, diciamo, ha dei lati positivi come ha dei lati negativi. Quindi il lato positivo è il dribbling, diciamo, secco, con 3 stelle skill che nella review della versione in form ho inserito nei contro, ma sinceramente non mi sento di inserire né tra i pro né tra i contro in questa review, perché comunque non le ho risentite poi così tanto. Dato che comunque il discorso delle skill è sempre il solito: chi sa skillare le usa bene, chi non sa skillare non le usa proprio. Io non le ho tantissimo usate, sinceramente, anche se qualcosina sono riuscito comunque a fare, vedrete dalle clip. Tra l'altro ho anche un fancy shot, mio primo di FIFA 15, quindi ero davvero molto emozionato. Sì, mi darete del nabbo, ma purtroppo il fancy shot non l'avevo mai provato davvero. Poi passiamo al tiro, 87 ed è praticamente più grandi di Benteke. Davvero un tiro formidabile a questo giocatore, se non fosse per il tiro ad effetto, che comunque è un valore di 64. Ma si sa che comunque giocatori molto fisici come Benteke spesso non hanno i piedi buonissimi, ma hanno i piedi più per tirare di potenza, quindi magari non dà il giusto effetto al pallone, eccetera eccetera, ma comunque di potenza assolutamente potete puntare sul suo tiro di potenza di 91. Poi abbiamo un ottimo 88 di finalizzazione che era un pro nella review dell'IFA, anche se qualche volta sbagliava. Qua davvero sbaglia quasi mai. Ovviamente qualche clip in cui sbaglia c'è per forza, perché si sa che se ci fosse un giocatore che davanti alla porta non sbaglia mai, probabilmente FIFA 15 non lo acquisterebbe nessuno. Quindi è anche il bello del gioco sbagliare qualche volta, perché ovviamente nessuno può essere più forte di nessun altro. Poi abbiamo 87 di rigori, appunto, ne ha tirato uno impeccabile all'incrocio dei pali. 77 di tiri al volo, 82 di tiro dalla distanza. Tanto di tiro dalla distanza che ho sentito molto, anche perché mi ha fatto un tiro, vedrete all'inizio della review, un tiro di sinistro fantastico che si è insaccato all'angolino da parecchio distante, tra l'altro di sinistro. Qui giungiamo alle sue 4 stelle piede debole. Che tirare di destra e di sinistro con lui è indifferente, davvero, è davvero davvero indifferente, perché ha un tiro potentissimo sia di destro che di sinistro, riuscirà a finalizzarvi l'azione sia di destro che di sinistro. Quindi possiamo dire di Benteke che è sia un rapace d'aria, poi potremmo anche dire che è un buon colpitore di testa. Quindi passiamo al fisico, che è 90 con 97 di forza fisica, uno dei giocatori più forti di FIFA Ultimate Team. Non riesce a spostarlo, cioè, punto. Non magari qualche volta lo spostano, no. Questo giocatore non riesce a spostarlo, punto. 85 di aggressività, che sinceramente non ho riscontrato più di tanto. 86 di elevazione, alto ben 1,90 m, con 94 di precisione di testa. Cavolo, quando metti un grosso in area vai a nozze con lui. Perché
è probabilmente uno dei più forti colpitori di testa che io abbia mai riscontrato in questo FIFA 15, anche perché grazie anche alla sua stazza fisica che gli permette di posizionarsi bene in area, e anche grazie all'87 di posizionamento e al work rate medio-medio, che per una punta di peso non è affatto male. Anche se, appunto, benché potrete usarlo in diversi stili di gioco, come per esempio prendere la palla a centrocampo e poi andare a fare qualche dribbling e poi finalizzare la palla in porta, o comunque lanci lunghi, perché è un giocatore che è anche abbastanza veloce e con la sua stazza fisica si farà valere per scontrarsi con i difensori, e poi altri stili di gioco come per esempio palla a terra o comunque cross in area. Davvero un giocatore davvero davvero molto completo. Quindi anche il colpo di testa è sicuramente un pro insieme alla forza fisica. Piccola parentesi per i passaggi che non ho proprio messo tra i pro né tra i contro, perché alla fine è una punta che deve fare gol e non deve fare assist. Quindi questo è quello che io ho provato di Benteke, anche se ha comunque 78 di passaggi corti, 68, no scusate, 51 di lunghi, e poi abbiamo un 49 di precisione e punizione. Ecco, le punizioni non sono davvero il suo forte. Dunque qua rivediamo i pro e i contro, quindi potenza tiro, 4 stelle piede debole, dribbling secco, forza fisica, colpo di testa, qualità prezzo, perché è un giocatore che costa non tantissimo. Probabilmente come qualità prezzo è sicuramente il miglior belga, ma poi uno degli attaccanti più forti della BPL, ovviamente con le dovute proporzioni. Non possiamo paragonare un Agüero magari a If oppure anche la versione Up a Benteke, perché comunque sono due giocatori completamente diversi, dato che Agüero sfrutta più la velocità e la tecnica, lui sfrutta più il fisico e appunto il suo grandissimo tiro potente. E poi abbiamo la finalizzazione, che è un pro notevole, perché in area davvero stenta molto a sbagliare. Poi flop, tiro a giro, e a volte sembra un po' macchinoso. Voto finale 8,3, potrebbe sembrare poco, è praticamente uguale al voto della versione IF, anche se ovviamente dobbiamo guardarli con occhi diversi, perché uno è più potenziato e l'altro meno. Quindi secondo me dovrete provare questo giocatore, perché ne vale davvero la pena, soprattutto perché non ha un costo eccessivo a questo punto di FIFA 15, e poi secondo me qualcosina in più della versione IF lo ha, anche se tranquillamente anche la versione IF andate sul sicuro, mentre la versione NIF ho riscontrato qualche problema di troppo di finalizzazione. Comunque spero che questa player review vi sia piaciuta. Noi ci sentiamo in un prossimo video, seguiteci nei prossimi giorni che arriveranno le player review di altri giocatori, e soprattutto preparatevi ai tots. Ciao a tutti!